Ritorno fra i banchi complicato in Campania. Dopo la riapertura alla didattica in presenza, sono tanti i genitori preoccupati per la diffusione del Covid nelle aule. Abbiamo chiesto al dottor Vincenzo Tipo, direttore del pronto soccorso del Santo Bono di Napoli, se le paure sono fondate e se il rischio di contagiarsi in aula sia concreto. Posso dire certamente che la Regione Campania in tutto questo periodo ha assunto, per quanto riguarda la problematica delle scuole, un atteggiamento proprio di massima prudenza. C'è un monitoraggio molto attento per quanto riguarda la diffusione del Covid anche nei bambini. E questo ne posso essere testimone, perché noi come ospedale siamo coinvolti in questo monitoraggio e io so con quanta puntualità e con quanta attenzione ci vengono richiesti i dati relativi a questo. Per cui posso dire certamente ai genitori di poter essere tranquilli, perché se si è iniziato in presenza vuol dire che in questo momento la diffusione del contagio è veramente bassa e possono essere consentite queste attività. Quali sono invece le regole che dovranno rispettare sia gli alunni sia gli insegnanti per la sicurezza di tutti? Come regola fondamentale, e credo che sia anche di buon senso, quella di mantenere un certo distanziamento. Gli insegnanti dovranno essere protetti con le mascherine, i bambini più grandi o delle scuole medie, anche delle scuole superiori, ma anche delle classi elementari più quantità dovranno portare anche loro la mascherina. La mascherina non è pericolosa per la respirazione, consente adeguatamente, sono state fatte prove scientifiche per quanto riguarda le capacità respiratori indossandole o non indossando le mascherine. Tenete presente che ci sono alcune attività in cui le mascherine vengono indossate per 12-14 ore al giorno e non c'è stato nessun problema. Quindi una mascherina, soprattutto come quelle che utilizziamo, le chirurgiche, che sono quelle maggiormente utilizzate, non danno nessun problema per la respirazione. Sono semplicemente una barriera protettiva verso il contatto con le vie aeree, con il virus, così come con tutti gli altri virus o batteri. Cosa succede quando un bambino in una classe dovrà fare il tampone? Dovrà in qualche modo attivarsi un meccanismo che coinvolge sia l'ASL di competenza che il medico di famiglia o il pediatra di base. Questo verrà attivato, verrà fatto proceduto all'esecuzione del tampone e poi in base alla positività o meno si passerà allo screening e al tracciamento di tutti gli altri componenti della classe, quindi tutte le altre persone che sono venute a contatto con il bambino stesso.